Buonasera cari telespettatori, benvenuti a questa edizione del sabato di Occhio alla Notizia. Iniziamo con il tema del referendum che è stato bocciato dal TAR di Ancona. A seguito sono partite anche le reazioni delle parti interessate. Il sindaco di Pesaro, Matteo Ricci, dichiara: noi andiamo avanti, sempre più determinati. Il tema delle fusioni e delle unioni dei comuni è strategico per il futuro dell'intero paese. Il referendum solo rinviato, ma di certo confermato. La decisione del TAR ci ha colto tutti di sorpresa, mentre la macchina del referendum era in pieno lavoro. Questo è il commento degli sindaci di Urbino, Maurizio Gambini, e di Tavoleto, Nello Gresta, all'indomani della sospensione del referendum per la fusione, per incorporazione dei due comuni. Noi andiamo avanti, annunciano i sindaci, pronti anche a fare ricorso al Consiglio di Stato, perché non vogliamo che questa sospensione faccia perdere ai nostri cittadini finanziamenti importanti per il futuro. Il nostro obiettivo, concludono, è ricominciare da dove ci hanno fermato, indire il referendum entro gennaio. Sempre sul tema referendum, una nota di carattere pratico: lunedì 14 dicembre i plessi scolastici saranno regolarmente aperti. Vista la sospensione del referendum sulla fusione per incorporazione, le scuole di tutto il territorio comunale, sedi delle sezioni elettorali, potranno svolgere normalmente le attività didattiche secondo l'orario curriculare. Saranno garantiti anche i servizi della mensa e dei trasporti scolastici. Parliamo di mercatini di Natale. Questa mattina si è tenuto nei giardini di Piazza Amiani, di fronte alla Memoteca, il mercatino solidale organizzato dai servizi educativi del comune di Fano a sostegno dei bambini rifugiati nei campi profughi della Siria. Questo ha visto il coinvolgimento di alcuni plessi scolastici fanesi, il cine fotoreporter Rai Nino Fezza, fondatore della Onlus Auxilia. Questa mattina alla cerimonia di apertura non è voluto mancare il sindaco di Fano, Massimo Seri, che si è lasciato coinvolgere piacevolmente dal clima creato dal coro dei bambini delle scuole Corridoni, diretto dal maestro Giorgio Caselli. Dalla vendita dei manufatti dei bambini e delle mamme e dai fondi raccolti si è arrivati alla cifra di 5.500 euro per i bambini siriani. Una grossa soddisfazione, abbiamo raccolto parecchi soldi, possiamo anche dire la cifra, circa 5.500 euro, che sono veramente tanti. Ma c'è qualcosa in più. Alessa, guarda le mie mani, eccola qua. Questo è un piccolo tesoro. Esatto, è un vero tesoro. Sono decine e decine di disegni che i bambini di Fano, eccoli qua, stanno inviando. Io faccio il postino in questo caso, stanno inviando ai bambini siriani del campo di Atama. Beh, se non è solidarietà questa, cos'è la solidarietà? Io quando giro per Fano vedo i bambini che mi chiamano, ma questa è la vittoria, insomma, mi sento un fanese da questo punto di vista. Veramente, come dico sempre, Lino, tre volte grazie. Grazie perché ci siete, grazie per la pazienza che avete per ascoltarci e grazie perché comunque ci aiutate sempre. Grazie e buon Natale a tutti. E sempre in tema di mercatini, sotto le feste natalizie, ve ne segnaliamo uno in tema nautico che potete visitare anche domani, domenica 13 dicembre, dalle ore 10 alle ore 19 al J Palace presso la Marina dei Cesari. Siamo già alla quinta edizione. È un'iniziativa che è nata dai clienti del Marina, infatti il mercatino si chiama Quelli del Pontile Accanto ed è nata anche come scambio baratto, diciamo che per Natale abbiamo dato meno l'aspetto del solo nautico, ma capita che uno abbia delle cime di troppo e gli manca magari un altro aggeggio per la barca e quindi ecco qua. In realtà per Natale abbiamo allargato la gamma, ci sono capi di abbigliamento non solo nautici, scarpe di moda, questa bellissima esposizione di giocattoli antichi. Qui si può trovare l'occasione per fare l'ultimo regalo di Natale a prezzi molto contenuti. E la marineria fanese si rifà il look e dà il via ad una serie di iniziative, tra cui il restyling della banchina della Marina dei Cesari ed iniziative volte al rilancio dell'intera categoria, anche in questo periodo di festività. È prevista già dal prossimo anno una ristrutturazione di tutta questa zona,
che è iniziata con il mercatino dei pescatori e che vedrà un intervento nel contesto della riorganizzazione del porto con Marina Group, nel quale noi siamo parte attiva, e questa zona verrà in un certo senso bonificata e avremo un mercato ancora più dignitoso di quello attuale. Nel contempo stiamo mettendo in campo, assieme al GAC Marche Nord, Gruppo di Azione Costiera Marche Nord, una serie di azioni che si chiamano promozione ittica, che vuol promuovere il territorio, le nostre produzioni. Abbiamo iniziato ieri con un evento che si chiama Pesca Sicura. Proseguiamo con due iniziative, il 16 ed il 17, qui nel mercatino al porto, dove andremo a promuovere le tipicità, le specie massive locali, cioè la pesca delle vongole e la pesca del lumachino. Avremo dei cuochi, degli chef abbastanza rinomati nella nostra città, che verranno a prepararci i prodotti. Domani, domenica 13 dicembre, terza domenica dell'Avvento, la Porta della Misericordia nella Cattedrale di Fano verrà aperta dal Vescovo Armando Trasarti alle ore 16, dando così il via all'inizio del Giubileo. L'apertura sarà preceduta da un breve pellegrinaggio processione che partirà alle ore 15.30 dalla Basilica di San Paterniano verso la Cattedrale. Sempre il Vescovo Armando Trasarti e la comunità cristiana, domenica 13 dicembre, domani quindi, nella sala riunioni del Centro Pastorale Diocesano in via Roma 118 a Fano, incontreranno gli operatori della politica ed i rappresentanti delle istituzioni, amministratori e consiglieri dei 22 comuni della Diocesi. Dalle ore 9.15 alle ore 12 avrà luogo un incontro dal titolo Una politica di coesione sociale, che toccherà temi come il ruolo della politica nella società odierna. Quanti stupidi! Ed ora il film Gli Sbancati 2, che dà il tutto esaurito. Sta per chiudersi questa prima settimana di proiezione degli Sbancati 2, il film in dialetto fanese del regista Henry Secchiaroli. Ed il bilancio non può che essere positivo, perché è stato registrato il tutto esaurito in quasi tutte le sale. La pellicola resterà nei cinema Politeama e Malatesta fino al 16 dicembre e sono rimasti a disposizione pochi biglietti per gustarsi il sequel del film, che anche quest'anno vede come protagonista un'improbabile banda di criminali che cerca di vendicarsi del raggiro subito da un direttore di banca. E in chiusura siamo al calcio e parliamo di Alma Juventus Fano, che domani va a Matelica in trasferta alle ore 14.30 allo stadio comunale, appunto, della città matelicese. Partita interessante questa per la classifica, perché l'Alma è seconda e il Matelica è terza. I Granata recuperano il difensore Torta, ma perdono per squalifica il bomber Gucci e il difensore Verruschi. Bene, con quest'ultima notizia di sport chiudiamo qui questa edizione di Occhio a Notizie, che tornerà naturalmente lunedì sera alle 20.30. Grazie per essere stati in nostra compagnia. Buon fine settimana a tutti quanti.